La città di Salerno in generale per me non aveva una connotazione eccezionale prima. Un evento a Salerno mi ha fatto un pochino cambiare l'idea di Salerno ed era Leonard Bernstein, che è per me il più grande direttore al mondo, direttore d'orchestra al mondo, è venuto a suonare a Salerno. Ho detto, allora sì che Salerno porta delle cose di eccellenza. Devo dire che il teatro in 12 anni è cambiato completamente. Cominciando dall'orchestra, dal coro, e una cosa importantissima, i cast dei cantanti, i registi, ma specialmente i cantanti, perché la scelta dei cantanti è veramente molto importante. Il mio rapporto con il pubblico è sempre stato fortunatamente grande rapporto. In particolare nel sud sono ancora più caldi, ancora più calorosi e probabilmente loro sanno apprezzare di più il modo mio di fare, perché il mio modo di fare è abbastanza particolare, perché io sono anima e corpo dentro la musica. A me Salerno piace moltissimo perché prima è una città di mare e io da buon israeliano e da un israeliano che è nato a Tel Aviv e ha vissuto a Tel Aviv è abituato al mare perché è una parte di me. Quando vado in città che sono costretto di andare perché ci sono dei grandi teatri che non c'è il mare, mi manca veramente tantissimo ed il mio umore cambia totalmente. Qui ho trovato, vabbè, la città meravigliosa, la gente meravigliosa e con un cuore che non finisce mai.